ma la situazione È brutto, raga. Hi, how are you? Non aveva cure. Ma io non ho parole, non aveva cure, non ci posso credere. Non ci può. Dai, 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 che sei più veloce da safe. Dai. Bravo. Mi porto malissimo. Devo raccontare la bazzetta dei supereroi. No, non la canzone dei supereroi. Allora, la racconto mentre vado a prendere la mappa. La racconto per... La racconto per Carlo, dai, amo, Carlo ha fatto un regalo, mi ha chiesto una roba in cambio. È giusto. Allora, barzelletta dei supereroi. Ciao, Leo, ciao, un secondo. Come stai? Vai, vado tu. Allora, posso raccontarla? Allora, siamo a New York. A New York, ragazzi, c'è il palazzo dei supereroi che controllano il bene della città ed evitano che i malintenzionati e il crimine dilaghi. Giorno e notte. In questi supereroi c'è Wonder Woman, c'è Spider-Man, c'è Batman e c'è anche Superman. E questo è proprio un giorno in cui Superman sta facendo un giro di ronda intorno al palazzo per controllare che tutto vada bene. Allora fa un giro, fa un altro giro. Al terzo giro si accorge che sul tetto del palazzo, nel terrazzo, c'è Wonder Woman completamente nuda che prende il sole a gambe aperte sul lettino. E ci passa davanti una volta e vabbè. E la guarda. E ci passa avanti un'altra volta e la guarda. La terza volta ci passa davanti e dice: ma io sono Superman. Ho il dono della super velocità. Mi basta solamente che mi butto in picchiata su Wonder Woman. Sbadan, sbadan, sbadan. 5 secondi. Non si accorge di niente e volo via. Ci pensa, ci pensa, ci pensa, ci pensa. Alla fine prende il coraggio, si butta in picchiata su Wonder Woman, sbadan, 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 e vola via velocissimo. Passano 10 secondi, Wonder Woman alza gli occhiali e fa: ma che cazzo è successo? E in quella si alza l'uomo invisibile che dice: non lo so, ma io ho il culo in fiamme. Dai, che andiamo. Basta, non la racconto più. Forza crediamo, forza crediamo. Oh, ma abbiamo una mappa. Ma dobbiamo andare a prendere la mappa, raga. La racconto mentre vado a prendere la mappa. Qua, 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 qua. No, Frog, non mi chiede, non mi dire che non l'hai capita, Frog, dai. Senti, ma l'uomo invisibile c'era già, solo che era invisibile non lo vedeva nessuno. Hai capito? Ciccio. Dai, solo che gliel'ha infilato nel chiuso. No, vabbè, adesso non volevo essere così specifico, dai. Fiamme, dai. Andiamo, raga, andiamo. La Pam mi ha spiegato, la Pam mi ha spiegato, ragazzi. Momento. Porca puttana, 110. GG, raga! GG! Era la prima, raga! Era la prima e mi sto svegliando! Colpa dei biscotti! Colpa dei biscotti! Minchia, raga, provat! Poi una Deagle. Sì, va bene. Fermo! Ho smirato. Questo è il mio smiro. Boy! Fermo!
Non ho armi buone per fightare, purtroppo. Mamma mia, guardate la mia schedina, grande Xudor. Nice. Io ho smirato. Pensavo si muovesse un po' più. Pensavo si muovesse un po' più veloce. Pensavo si mettesse un po' più veloce la cosa. E non beh. Tre punti. Pensavo si muovesse un po' più veloce, raga. Non pensavo così piano. Ero convinto che andava un po' più veloce, raga. Ero convinto che andasse un po' più veloce, ero convinto, raga. Porca. Beh, tre punti, oi. I tre punti li abbiamo presi, raga. I tre punti li abbiamo presi, raga.